Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato. Avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà respirare un bambino o una bambina. Ma seguendo le nostre cognizioni, nessuno ancora sa dire come sarà, cosa farà nella realtà il ragazzo del 2000. Questo perché nessuno lo sa. L'ipotesi è suggestiva e anche urgente, ma seguendo questa prospettiva, oggi ne sappiamo poco o niente. Noi sappiamo tutto del motore, questo lucente motore del futuro, ma non riusciamo a disegnare il cuore di quel giovane uomo del futuro. Non sappiamo niente del ragazzo, fermo sull'uscio ad aspettare. Dentro a quel vento del 2000, non lo sappiamo ancora immaginare. Non lo sappiamo ancora immaginare. Roberto Roversi. Telefona tra 20 anni. Io adesso non so cosa dirti, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Invece pensami tra 20 anni, io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi e miliardi di persone, a bocca aperta, senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano, mentre dall'alto un suono, come un suono prolungato di un pensiero che è appena nato, si avvicina e scende giù. Io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato, ma l'importante è avere in mano la situazione. No, non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è. Così, ripensami tra 20 anni, vestito da torero, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono, lontano, lontano. Ma ecco che si avvicina e con un salto siamo nel 2000, alle porte dell'universo. L'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso, ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole e il cuore nella borsa. Impara il numero a memoria, corri, scrivilo sulla pelle e se telefoni tra 20 anni, butta i numeri fra le stelle. Dalle porte dell'universo un telefono suona ogni sera, sotto un cielo di tutte le stelle, di un'inquietante primavera. Ancora Lucio Dalla.